Ragazzi, oggi sono a Roma perché c'è Roma-Milan, prima volta all'Olimpico. Dai, yeah. Metro, tram, un po' di camminata, ma finalmente ci siamo. Siamo dentro i cancelli e quindi niente, l'Olimpico è qua dietro, manca poco più di un'oretta alla partita, oggi proveremo l'hospitality, la tribuna d'onore, tutto questo grazie a crypto.com che ringrazio davvero per la fantastica esperienza che andrò a vivere e adesso niente, si va dentro e speriamo di goderci una bella partita. Oh, abbiamo trovato anche il pullman del Milan, della Roma e adesso si va direzione Gold Club così si mangia qualcosa e poi andiamo a vedere il posto così da goderci finalmente questo match insomma molto molto importante, poi tra l'altro è la mia prima volta all'Olimpico e quindi niente, sono molto molto curioso. Allora, primo impatto con questo hospitality, ti direi niente male, anche se la mia preferita per il momento rimane il tagliare di Bologna, mi è piaciuta tantissimo quella. E si mangia, adesso si mangia, qua abbiamo il bracciale e poi il posto, cioè l'unica cosa che aspetto, voglio vedere sto Olimpico dal vivo e voglio vedere poi quando i tifosi cantano tutti insieme, no? Quello penso che sarà spettacolare. Devo dire ciambellina buona, adesso c'è questo che non so cosa sia, sentiamolo. Non male. E concludiamo così questa merenda perché ragazzi sono in realtà le 5, penso che mangeremo dopo, cioè la cena come si deve, adesso è giusto uno spuntino. Grazie. Primo assaggio in Gold Club passato e adesso diamo un assaggio al campo. Andiamo ragazzi, scopriamo questo Olimpico. Direi niente male. Beh, primo impatto, niente male. Il pubblico già si sente, adesso andrò a prendere il mio posto, vi faccio vedere poi da lì cosa si vede, siamo in tribuna d'onore, non sono mai stato in tribuna d'onore, proveremo anche quella, valuteremo la visuale e poi insomma questo Olimpico direi bello, bello. Entrano i portieri ragazzi del Milan mentre andiamo a prendere posto, c'è Magic Mike, bordata di fischi. Posto preso ragazzi e cioè, questo è quello che si vede, siamo a un passo dal campo, lì entrano i giocatori verso le panchine. Wow! Dopo vi farò vedere ancora di più della Gold Club, ripeto, andremo a mangiare un po'. Adesso sono un po' di fischi tra i tifosi, aspettiamo i giocatori che entrano, così ci godiamo lo spettacolo, anche perché oggi è importantissimo. Comunque tribuna d'onore, cioè, già solo dire tribuna d'onore è una figata, mai stato, è bellissimo. L'unica cosa che ho da dire è questo vetro che non è proprio il massimo, però ci sta giusto per dividere la tribuna d'onore dal resto, ma dà un po' fastidio. Però vabbè, lasciamo passare. Dai che sono entrati anche i nostri ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Era il momento della magia. Partono le formazioni e parte il Milan, giustamente fischi.
Ora però voglio sentire la Roma e soprattutto quando tutti i tifosi cantano. Sono qua solo per quello. Uno di Bala. Brividi, brividi, spettacolo puro. E finalmente entrano, finalmente è il momento. Si inizia. E ora è il momento di sentire i tifosi della Roma cantare, finalmente. Non vedevo l'ora. Brividi! Prima volta sono venuto qua apposta e devo dire wow, cioè bellissimo. E ora si inizia, godiamoci questa partita perché lo spettacolo è bellissimo. Dai ragazzi, dai, le priorità della vita queste, quando sei allo stadio ti metti a leggere. Video primo tempo, partitaccia va, piena di errori, e adesso dai, ritorniamo dentro, si mangia qualcosina che ho fame. Allora, come promesso, ho preso nuovamente da mangiare, ho un po' di pasta e un po' di dolcini che assaggiamo dopo, adesso assaggiamo la pasta e sentiamo com'è. Non mi fa impazzire. Oltre alla pasta anche un salatino, non so cosa sia, adesso lo sentiamo, la pasta, ripeto, non mi ha fatto impazzire. Sentiamo questo, poi il dolce e poi si torna a vedere il secondo tempo. Anche questo non mi fa impazzire. E adesso finalmente è il momento del dolce. Sentiamolo, spero che questo sia buono. Il dolce prima della partita era buono, quindi vediamo. Beh, questo devo dire niente male, questo mi piace. Dolci approvati, il resto finora no. Piccolo antipastino, cena finito, fine primo tempo. Adesso si ritorna in tribuna d'onore per il secondo tempo e speriamo di fare meglio, insomma. Dai che sta iniziando anche il secondo tempo e niente. Comunque è così, questa tribuna d'onore direi niente male. Ancora aspettiamo un secondo tempo per valutarla. Si vede bene, si è un po' lontani con la pista in mezzo. Questo vetro rompe un po', però dai, tutto sommato ci sta. Anche se secondo me ho provato ospitality migliori, questa non mi sta facendo impazzire, però comunque non è niente male. Entrata numero 92, Stefan El Shaarawy. Entra Stefan! Oh, sono contentissimo, cioè sono anni che non vedevo giocarlo dal vivo, anzi l'ho visto giocare solo una volta, la prima partita a San Siro, quando lui giocava al Milan. E intanto inizia il secondo tempo, dai ragazzi, dai Stefan, no, però non fare così. Thank you.
partita senza mai attaccare, senza mai fare un tiro in porta. Sembra che fossero obbligati a giocare questa partita, come se non la volessero giocare. A prendere gol da Abra. È scarso per un secondo. Così 1-1, non so cosa dire, cioè così, se non ti prendo gli infarti così è impossibile. Comunque è una partita brutta, in realtà è successo tutto nel finale, nel recupero è andata bene, poi perché la Roma è andata in vantaggio, il pareggio è risultato più giusto, però veramente due tiri in porta, due gol, cioè questo è quello che è successo, partitaccia in realtà. Abbiamo un ospite però per parlare della partita, e guardate con chi sono, direttamente così qua al pallone. Cosa diciamo di questa partita? Super deluso. Allora no, vabbè, ci stava il pareggio, il risultato più giusto. Però diciamo che andare avanti e poi farsi riprendere all'ultimo veramente. Sì, è stata per me goduria, per voi. È stato il karma dell'andata, però... È stato il karma del pareggio giusto, dai. Sì, pareggio giusto. Però che delusione. Pareggio giusto, delusione. Sì. Partitaccia. E niente ragazzi, è stata un'esperienza fantastica, come sempre, cioè. Poi cosa dire? La curva è fantastica e niente, esperienza bellissima, abbiamo provato anche la tribuna d'onore dell'Olimpico e con questa curva fantastica spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare mi piace, iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video e noi direttamente dall'Olimpico ci vediamo alla prossima.